È stata l'Albania, squadra composta dagli studenti dell'Istituto Comprensivo San Giovanni Bosco, Melo da Bari, Marconi, ad aggiudicarsi il primo trofeo dei giochi oltre frontiera, organizzato dal CUS Bari. Al torneo hanno partecipato numerose scuole del capoluogo e squadre composte da bambini e ragazzi che frequentano le attività del CUS. Le squadre si sono misurate in diverse prove, ispirate ai giochi della tradizione, in una cornice medioevale tra manche di terra ed acqua. Dal tiro alla fune e con l'arco alla corsa con i sacchi, la staffetta di Guglielmo Tell e poi sfide nella piscina scoperta. Il tema di questa prima edizione è stato riconoscersi. L'hashtag vuole richiamare tutti a valorizzare le singole identità nel riconoscimento reciproco, valorizzando le differenze. E anche con questo scopo, nel corso della cerimonia di premiazione, come anticipato nei giorni scorsi, il presidente del CUS Bari, Giuseppe Seccia, e l'assessore del comune di Bari, Paola Romano, hanno premiato Annalisa Gadaleta, assessora alla pubblica istruzione del comune di Molenbeek, un distretto di Bruxelles, dove ogni giorno cittadine e cittadini di ogni etnia vivono insieme condividendo la propria quotidianità. La giornata si è conclusa con lo spettacolo teatrale La sposa sirena. Il centro universitario sportivo, ormai da alcuni anni, dedica un appuntamento speciale aperto alla città, pensato soprattutto per i più piccoli e per le loro famiglie, in particolare ad inaugurazione dell'estate 2016, per rafforzare il proprio messaggio di centro di promozione dell'attività sportiva e di diffusione dei valori dello sport come pratica di scambio, socializzazione, rispetto delle differenze.